Adesso unisco il caffè, cioè ieri è stato l'apice della sopportazione. Lavoro lo stesso, insomma. È vero che sono poche ore. E niente, apriamo. Volevo solo farvi vedere ufficialmente che nevica. Buongiorno fanciulli, allora io nonostante in realtà mi sia già alzata, già da prima in realtà, quindi erano tipo le 7 meno un quarto, sono le 8 e 22, vabbè, rendiamoci conto, e niente, alla fine ho deciso realmente di alzarmi proprio dal letto, che sono rimasta un attimino arenata sul letto, insomma. Volevo registrare un video, una sorta di morning routine, per fare vedere effettivamente che cosa io faccio la mattina quando sono a casa. Scusate, la luce è pessima e la casa è un disastro ed è sicuramente da sistemare. Mi sono resa conto che ha piovuto stanotte. No, aspetta. Ah no, mi sono appena resa conto che nevica. Molto bene. Cioè, non capisco se è neve. O se è pioggia. Comunque, niente, rientriamo perché fa un freddo della Madonna. In tutto ciò, la mattina assolutamente ci sono da accendere i termosifoni. E adesso mi faccio la colazione. E dopo devo sistemare casa perché veramente c'è un disastro. Ok, allora, scusatemi l'aspetto. Però stamattina assolutamente voglio farmi la colazione decente, che è ancora praticamente presto, quindi posso farmi insomma una colazione con i fiocchi. Di solito con la mia solita caffettiera oggi mi preparo il caffè in polvere e poi un po' di latte che metto in questa tazza rigorosamente di Chiara Ferragni. Non vi dico quanto sono stata presa per il c***o da Marco per questa cosa qui, per la tazza dico, però vabbè. Io di solito, allora, vediamo se il latte di avena, dato che ultimamente sto riprendendo di nuovo il latte e di solito prendo questo qui di avena, insomma. Voglio vedere se effettivamente riesco a farmi una sorta di cappuccino, ok? Quindi, coffee. Ups! Di solito quando faccio il caffè in polvere, con questa macchinetta qui della De'Longhi utilizzo la cialda, quella lì più grande. Comunque ieri sera vi giuro, cioè volevo veramente andare a suonare i vicini di casa perché praticamente è da un po' di tempo che ci siamo accorti. In realtà questo è capitato un po' di volte e quindi secondo me non è neanche giusto, però vi giuro, cioè ieri è stato l'apice della sopportazione. Perché detto questo, praticamente noi di solito comunque svegliandoci sempre presto, è vero che io oggi lavoro al pomeriggio, però comunque sia, cioè, voglio dire, nonostante io lavori appunto al pomeriggio, questo non vuol dire che io però la sera non debba dormire. Marco comunque si doveva svegliare alle 5 e un quarto e niente, quindi siamo andati a letto verso le 10 e un quarto, come al solito, insomma, quando poi ovviamente io mi dovevo svegliare ancora prima, perché a volte capitava che facevo dei turni assurdi, che tipo mi dovevo svegliare alle 4 del mattino, è ovvio che io vado presto a letto, ok? Io non ho problemi a dormire in generale, perché sono una che prende sonno molto facilmente, a differenza appunto di Marco. E fatto sta che stiamo notando veramente che ci sono i vicini che proprio il volume della televisione è alto, ma se, nel senso che si sente come se la TV fosse in camera nostra. E questa cosa non è molto normale, onestamente. Perché io gli ho detto che comunque dovremmo scrivere alla signora, cioè alla proprietaria della casa, ovviamente, perché noi qua siamo in affitto. Perché onestamente non mi sembra giusto, cioè nel senso, non dico che noi non facciamo casino, perché comunque in generale, cioè anche quando parliamo, eccetera, però prima di andare a dormire, noi non è che facciamo casino in camera, ok? Non abbiamo neanche la TV in camera, ce l'abbiamo qua. La cosa positiva è che comunque noi magari anche se ci mettiamo a vedere Netflix alle 3 del mattino, cioè perché è capitato assolutamente, ma comunque ce l'abbiamo qui che sporge verso il balcone, verso la strada, quindi onestamente
onestamente, cioè non dà fastidio a nessuno, ok? Cioè non proprio verso la strada, ma è verso il cortile interno. Quindi onestamente non la trovo una cosa corretta. Vediamo se riesco a farvi vedere e soprattutto se, scusatemi, pigiama terribile, riesco a farvi l'effetto appunto dello schiumato. Ci provo, non sono bravissima a farle, è molto più bravo Marco a fare queste cose, però ci proviamo. Ok, allora sono riuscita a montare leggermente il latte. Io adesso unisco il caffè, tac. Allora, per essere una delle prime volte che lo faccio, non mi sembra venuto così malaccio. Vabbè, insomma, c'è da dire che il latte d'avena non è che si monti tantissimo. Se usate il latte vaccino, assolutamente si monta molto di più. Quindi adesso mi bevo assolutamente questa mia colazione. Con la mia colazione solitaria, ovvero con caffè latte, le gocciole che dobbiamo assolutamente finire. E adesso sicuramente mi guardo un video da qualche parte. Mi devo recuperare i Vlogmas di Marghe e di Love Maria, che è una ragazza filippina sposata con un ragazzo italiano che tra l'altro si chiama pure Marco, che seguo super volentieri. Ultimamente sto seguendo un po' di... cioè un mix, non seguo tanto YouTube italiano, ecco. E poi Mirko, che è anche lui un ragazzo italiano che vive nelle Filippine, è sposato appunto con una ragazza filippina, hanno una bambina. Niente, insomma, quindi mi devo recuperare questi video qua, ecco. Vi faccio vedere il canale di Maria, perché, vabbè, secondo me ci sta, nel senso noi in realtà ogni tanto ci sentiamo e a me piacciono un sacco i suoi video, mi tengono un sacco compagnia. E invece il canale di Mirko e Teresita è questo, ok? Loro fanno dei video inerenti all'isola dove tecnicamente dovevamo andare per la mia laurea, Palawan, eccetera. Però vabbè, insomma, questo. Quindi stamattina mi guardo un pochettino di loro video, che devo recuperarli, e poi inizio a sistemare casa, che qua c'è come al solito un disastro. Ieri Marco abbia aperto il calendario dell'avvento, il numero 7. Non lo so. Comunque questo qui era sempre il regalo che gli ho fatto, ecco. E no, mi sa che ci siamo dimenticati tra una roba e l'altra, perché siamo tornati a casa tardissimo. Vabbè, insomma. Comunque stia. Oggi ho deciso che l'8, che comunque è l'Immacolata, nonostante io vada a lavoro eccetera, ho deciso di trasformarlo in un unico vlog, nonostante io stia già registrando il weekly della settimana. Però dato che comunque oggi sono a casa e domani, cioè sono a casa la mattina e domani sono a casa ancora la mattina perché ho sempre pomeriggio, ho deciso appunto di montarvi un po' di cose e 3:10 massimo 3:15 me ne devo andare, e perché lavoro dalle 16 fino alle 21:30. Sporadicamente in questo periodo sto facendo questa cosa qui dei tamponi, in realtà io oggi sarei dovuta rimanere a casa, solo che Marco si è dimenticato di prendere le ferie, io non lo so, non lo so che cosa mi è entrato per la testa, fatto sta che comunque non ho fatto, cioè lavoro lo stesso insomma, è vero che sono poche ore, però vabbè. Pazienza, non importa. Domani invece sono a Milano, lavoro a Milano, però sempre il pomeriggio. Thank you.
fanciulli, allora, niente, ho sistemato qua, adesso vi faccio... Niente, pensavo di registrare, invece no, sono rimasta appesa come un cocomero. Niente, continuavo a parlare a vuoto praticamente. Comunque, ho messo via lo stendino e adesso devo caricare quella lavatrice lì, perché il cestino è di nuovo pieno. Io non lo so in questa casa cosa facciamo onestamente, però vabbè, questo. E nel frattempo io mi stavo guardando un video sempre di Mirko e Tere. Questo video qui è molto utile se soprattutto volete andare a visitare le Filippine. E vabbè, loro parlano in inglese barra filippino, ogni tanto Mirko parla in italiano, comunque principalmente la lingua è in inglese, quindi si capisce, insomma, per chi ovviamente conosce l'inglese. Praticamente parlano di questa isola che si può prenotare, e ho visto anche già, perché comunque quando andremo nelle Filippine io spero ovviamente di vederli loro, perché mi piacerebbe tantissimo. C'è anche proprio, è possibile prenotarla. Buonanotte. Scusatemi. Qua. Airbnb. Vedete? Comunque dopo voglio andare a spulciare la pagina, un po' di cose, insomma. Nel frattempo sono le 10 e io comunque voglio caricare questa lavatrice. Dicevo che anche se magari non la carichiamo oggi, perché adesso devo capire un attimo se Marco appunto lo vuole far andare, perché per una volta che non abbiamo la roba stesa, credetemi, cioè, sta diventando una rottura di scatole avere lo stendino sempre in casa. E niente, scusatemi, quindi... Boh, vedo. Io comunque la carico. Mal che vada la faccio mandare domani. Ok, fanciu. Oh, sono già stanca. Posso credere. Comunque questo video di 38 minuti mi viene voglia di mollare tutto quello che c'è qua in Italia e di andarmene veramente, ragazzi. Mamma mia, stanno facendo vedere dei posti favolosi che non vi dico. Comunque questi sono i miei capelli nature. Vedete che ho fatto praticamente dei... Boh, loro li chiamano baby lights. Ho deciso che mi faccio prima questa maschera qua, che ho preso dal calendario dell'avvento, e... C'è anche questa, però questa qua dura di meno, cioè 5 minuti e sei a posto. Volevo farvi vedere anche due cose. Questo campioncino che dopo voglio provare di profumo, che lascio qua dentro, e questa crema Ultra Lift, sempre di Lancome. Che fatto sta che comunque voglio farmi assolutamente una maschera, perché ho una faccia abbastanza disastrata. Di solito metto sempre solo uno scrub leggero di brochet, che devo disperatamente finire. Ok, maschera in questione, se non mi sbaglio, è una delle nuove. Sicuramente, se avrete visto negli altri vlog, insomma, questi qui sono, da quello che ho capito, abbastanza da news. Ecco, li vedo abbastanza anche sponsorizzati proprio tra le pubblicità, tra Instagram, YouTube, eccetera. Questa è la vitamina C antifatica, va bene, da 5 minuti e niente, apriamo. Fanciulli, allora, mi sono tolta la maschera, ho appunto lavata il viso, mamma mia. Ah, nevica un sacco adesso, aiuto! Chissà come sarà quando esco stasera da lavoro. Vabbè, comunque sia, adesso mi metto a montare un po' di video. Volevo solo farvi vedere ufficialmente che nevica. Bene, sì. Però non attacca. Molto bene. Stavo cercando di sistemare appunto le cose di Amazon, della mia vetrina di Amazon, ma alla fine ho visto che comunque è già praticamente tutto abbastanza sistemato. Ci sono varie sezioni dentro la mia vetrina, quindi se siete curiosi, cioè ogni diciamo sezione alla fine può diventare comunque un regalo, ok? Volevo rendervi partecipo un pochettino degli ordini che ho fatto in quest'ultimo periodo qui. Praticamente ho ordinato da Oceans Apart, magari volete fare regali ad amiche, sorelle, cugine o cose del genere. Comunque un brand che è vero che è tanto sponsorizzato su Instagram, assolutamente, che però io non ci collaboro, ma compro le cose, perché sin dall'inizio ho sempre comprato tutto. Anzi, se loro volessero collaborare con me mi farebbero anche un piacere, insomma, sarei super felice di collaborare con Oceans Apart. Fatto sta che io di recente ho preso una tuta, di cui se riesco vi metto il, sicuramente su Instagram l'ho condiviso, vi metto lo screen.
ho già un bel po' di cose di loro, cioè ho dei leggings, dei bra, degli sport bra, un maglioncino che però in questo, per questo periodo qui è, diciamo che è troppo leggero, e quindi mi sono presa questa tuta, un completo sopra sotto, e secondo me è un brand che soprattutto anche a lungo andare, perché io, noi laviamo tanto le cose, credetemi, perché con tutta la storia del COVID, comunque cioè io continuo a beccare positivi in giro, tra i tamponi che faccio, eccetera, comunque metto la maggior parte delle cose a lavare, spesso. Ok, e devo dire che con tutti i prodotti di Oceans Apart mi sono sempre trovata bene, cioè nel senso non si smollano nel tempo, non è che li lavate 4-5 volte e poi dopo sono da buttare via o comunque sono da semplicemente usare in casa perché si rovinano tutti, assolutamente no. E quindi sicuramente un brand che io vi super super consiglio è Oceans Apart. Un altro sito dove ho comprato si chiama Pure Eros, anche questo, se riesco vi faccio lo screenshot o comunque vi metto degli screen, degli sketch dei vari brand, assolutamente, dove praticamente mi sono presa una coppetta mestruale. Io già uso una coppetta comprata su Amazon e non mi ricordo più il brand, però ero curiosa di provare quella coppetta che era abbastanza quotata sul sito. Ci sono tantissime cose, cioè io lì ho preso anche tipo le mutande assorbenti, per chi magari non è fan della coppetta, le mutande assorbenti in tessuto per evitare gli assorbenti, proprio gli assorbenti per il mestruo, insomma. Le mutande assorbenti sono lavabili. Di recente poi ho acquistato da Pandora. Secondo me Pandora nell'ultimo periodo si sta vende veramente delle cose molto 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 belle. A me sapete che io sono appassionata di anelli, e cioè io potessi mettere 250 anelli, ma ovviamente per il lavoro che faccio, anzi è già tanto che io tengo su questi anelli qui. Questo qui è un anello di VM Atelier, però vabbè, insomma, questo qui per esempio è di Pandora, e io di recente avevo preso un anello che sicuramente, se mi avete seguito nei miei vlog, l'avrete visto. Questo qui però è di Pandora. Ci sono tantissime cose, vi giuro, cioè io avrei comprato tutto con il Black Friday, e io ne ho approfittato perché ho fatto regali di Natale, regali di compleanno, ho preso un charm a mia mamma che è bellissimo. Non lo so, mi piacciono le varie collezioni di Pandora, da Disney, dalla collezione della Disney che mi piace tantissimo, Harry Potter, ma io sono fan di Harry Potter, quindi vabbè, capisco che magari non tutti lo sono, però secondo me anche per fare un bel regalo, fare un bel figurone, soprattutto in quei... Cioè magari a dicembre ci sono alcune persone che conoscete che fanno anche il compleanno, no? Ci mettete tutti insieme, regali di Natale, regali di compleanno. Un altro brand che vi super consiglio è il brand di Pomelo, ok? Allora, per comprare cose, prodotti per i capelli, io ultimamente sto usando solo prodotti di Pomelo. Sempre con il Black Friday ho preso tipo... avevo il 70% di sconto, una cosa del genere, uno sconto di Giorgia Mitch qui su YouTube, la Jo, e niente, insomma, ho preso veramente una marea di prodotti. Adesso sicuramente vi metterò in sovraimpressione un po' i vari prodotti che io utilizzo da veramente un bel po' di tempo. Il regalo anche di fare una bella figura, i prodotti di Pomelo per me che li compro, ok? Non è sponsorizzazione, non sto parlando di sponsor o cose, cioè di prodotti con cui, cioè di marche con cui collaboro, è un prodotto, cioè è un marchio che io super mega iper approvo, soprattutto con i miei capelli trattati. Devo dire che gli shampoo destinati appunto ai capelli trattati, ai capelli colorati, funziona di brutto. E c'è da dire che il mio capello, ovviamente soprattutto sulle punte, tende ad incresparsi molto, perché ovviamente è decolorato il mio capello, però con tutti i prodotti che io utilizzo del loro marchio, alla fine ho un ottimo risultato, per essere ovviamente sempre in casa, calma, cioè non è che ho il risultato dal parrucchiere che dice mamma mia, cioè no, ok, veramente i prodotti di Pomelo super approvati. Altro sito dove ho preso in passato e abbiamo preso di recente, praticamente sapete che io ho cambiato l'iPhone, no? E c'è il mio iPhone XR che è ancora vaga, nel senso che lo volevo dare a mia mamma e mio papà, né uno né l'altro vogliono il mio iPhone XR. Alla fine della fiera ho deciso che me lo terrò io e me lo utilizzerò, insomma, da tenere in casa, perché devo capire un attimo se mi conviene di nuovo prendere un secondo numero o meno, perché ci ho provato, e solo che poi alla fine della fiera utilizzavo sempre il mio numero principale, che però è anche il numero che uso a lavoro. Il problema è che quando io non sono a lavoro continua a squillare quel telefono, e proprio per quello vorrei avere un numero mio personale, dove quando magari soprattutto sono in ferie e devo staccare,
chiudo, punto e basta, cioè lo spengo e buonanotte. Fatto sta che mio papà, l'iPhone che ha, e lui ha un iPhone SE, ma il vecchio modello, proprio quello di vecchia generazione, e mia mamma ha lo stesso telefono e l'aveva preso nuovo alla Media World, super scontato. Invece mio papà se l'è preso su Swappy. Swappy è un sito che io veramente, veramente vi super consiglio. L'ho provato, anche questa non è sponsorizzazione, non c'è un video in collaborazione, però sono sempre siti dove io compro. E mio papà si è preso l'iPhone 12 mini. Poi adesso non ho ben capito se anche mia mamma lo vuole o cose del genere. Fatto sta che... appunto, lui si è preso l'iPhone 12 mini e l'abbiamo preso in condizioni ottime, cioè nel senso con proprio un minimo solamente di grafico, cose del genere, da 128 giga se non mi sbaglio, perché c'era da meno di 128 giga, poi c'era da 128, poi da 256, una cosa del genere. E niente, comunque per l'uso che ne fa mio papà, essendo anche proprio più piccolino, lui proprio l'iPhone XR non lo sopportava, l'ha provato per un po', ma cioè ha detto, ma io dove me lo metto in tasca? E comunque c'è da dire che il 12 mini è un po' più piccolino, io l'ho visto anche dal vivo, diciamo, il 12 mini, perché ce l'ha una mia collega. E quando ai tempi ancora stavo cambiando telefono, eccetera, lei mi aveva fatto vedere il suo, ci avevo smanettato un po' dentro, e insomma secondo me, cioè per i miei, anche soprattutto per l'uso che ne fanno, va più che bene. L'iPhone ricondizionato, c'è da dire che ha dei prezzi un po' più abbordabili. Mio papà, appunto, il vecchio telefono che aveva, ce l'ha da un bel po' di anni e ha sempre funzionato benissimo. Madonna, mi stanno scendendo dei fiocconi allucinanti. E anche questo sito ve lo super 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 consiglio. Altro sito che vi consiglio, non me lo ricordo proprio precisamente il nome del sito, ma è il sito dove ho preso il calendario dell'avvento di Marco. È stato abbastanza un successone, cioè nel senso che Marco l'ha molto apprezzato, nonostante, ripeto, noi non siamo molto amanti della birra, ma siamo più amanti del vino. Ero indecisa se prendergli un calendario dell'avvento del vino o della birra. Alla fine una di voi, una ragazza che mi segue, che è stata veramente super carina, infatti gli abbiamo mandato anche un audio, io e Marco, e ce l'ha appunto, cioè me l'ha consigliato, e niente, quindi sicuramente può essere magari non un regalo da fare adesso, ma un regalo da fare, da programmare per l'anno prossimo per gli amanti della birra. E il calendario si chiama Berry Christmas, e la cosa fantastica è che quando io l'ho aperto ho detto, ma scusatemi, ma perché non ci sono i numerini sopra negli sportellini da aprire per aprire la birra? Ho scoperto che poi alla fine sul sito giornalmente aggiornano e ti indicano la casella da aprire. Fatto sta che io ero riuscita a trovare il sample per capire un attimino come distribuire i numerini, perché c'è proprio una storia dietro anche su ogni birra, e avevo preso da Tiger gli sticker da mettere sopra. Quindi in realtà da poco abbiamo scoperto questa cosa online, che c'è sempre sul sito dove ho comprato appunto questo prodotto qui, dove praticamente giornalmente ti indicano la casellina che tu devi aprire, la schiacci sul digitale e ti dice tutta la storia proprio della birra. Altro sito su cui comprare è sicuramente Sephora, ok? Soprattutto con il Black Friday io ho preso un sacco di cose. Purtroppo alcune cose, ripeto, non ve le posso condividere, ve le condividerò dopo. Però, cioè per esempio per mio papà, io durante il Black Friday ho preso Acqua di Jo, che è un classico profumo, lui utilizza spessissimo Acqua di Jo e il profumo della Calvin Klein. Cioè io su queste cose vado sul sicuro, ok, a regalarle, soprattutto cioè, a mio padre, perché in generale lui non... cioè, anzi, forse per lui c'è, cioè, zero regali. Ok, volevo farvi vedere invece la mia vetrina di Amazon. Allora, questa qui è la pagina pubblica che voi vedete, ok? Questa è la mia pagina con sul mio nome e il nickname sia del mio canale che della mia pagina Instagram. Qua c'è tutta la parte accessori, ok? Che secondo me, per chi magari ha cambiato telefono da poco, volete fare un bel regalo, qua ci sono molte cose molto, molto carine. Qui, questa è la sezione che io in realtà... che sì, questa ve la posso assolutamente far vedere. Questi sono tutti i regali che io ho fatto negli anni a Marco. Il grembiule di coppia, coupon di coppia, questo è molto carino. Questo set sempre per la barba. Questo non gliel'ho regalato, ma se l'è comprato lui. Ed è un portafoglio che secondo me i ragazzi, oppure chi magari odia avere le cose grosse, è un portafoglio che è super super approvato. Questo gliel'avevo regalato ad un compleanno. Questi set qui
per la Polaroid me li aveva regalati a me anche questo. Questo zaino è uno zaino per la moto che gli avevo regalato, però non l'avevo preso su Amazon, l'avevo preso proprio su un sito apposito, e però in realtà c'è anche su Amazon. Questo dovrei averlo aggiornato da poco e anche qua c'è tutto un set di prodotti per la barba. Regali di Natale per tutti, questi sono un po' i regali che noi abbiamo accumulato nel tempo tra Jenga, il Monopoli, sia da fare ai bambini, come potete vedere, vedete che ritornano poi dei set di cose. Questo tipo è uno zaino, se non mi sbaglio, che mi ha regalato mio papà. Questo l'ho regalato a una mia amica. E questo qui invece è un set che io mi ero comprata per gli smalti, se volete farlo alle vostre amiche. Fatto sta che comunque qua dentro ci sono una marea di idee. Ci tenevo ovviamente a farvi vedere la parte di infermieristica. Allora, questo io l'ho regalato, cioè ce l'ho e lo utilizzo tutti i giorni al lavoro, ma l'ho anche regalato. Queste cuffiette le utilizzo. Questo gancetto qui lo utilizzo, ce l'ho per lavoro. Questo qui, queste sono delle ciabatte che io utilizzo, queste sono, vabbè, blu scure, ma io ce le ho verdi. Queste sono tutte cose che secondo me, anche da regalare, sono super super utili, soprattutto per chi studia infermieristica. Vabbè, qua ci sono anche un po' di libri, io ho raccimolato negli anni un bel po' di cose, qua ci sono anche un po' di libri che io ho comprato. Questa invece ve la voglio consigliare, anche proprio se la volete regalare, l'ho anche regalata, l'avevo regalata a una mia ex compagna di corso, è una forbice che è portatile praticamente, anche questa io la uso a lavoro. Quindi fanciulli, questa qui era la mia vetrina di Amazon e un pochettino i consigli sui siti dove andare a reperire insomma i regali di Natale, un po' di idee per i regali di Natale. Fanciulli, questa è la situazione neve, cioè mamma mia, mamma mia. Fanciulli, io mi sono cambiata, in realtà adesso devo mettermi a cucinare perché fra un po' arriva Marco, mangiamo. Io poi vado a lavoro e niente, non ci voleva questa giornata di lavoro, vi giuro, cioè mi scoccia un sacco. Fatto sta che comunque spero che questo vlog vi sia piaciuto, così almeno ho fatto vedere magari un'altra parte, ecco, non sempre le classiche cose come magari può accadere nei weekly vlog. Però comunque continuerò il weekly di oggi, cioè di questa settimana, scusatemi, e lo continuo per domani e dopodomani, e vediamo nel weekend che cosa riesco a recuperare. Io me ne vado, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto sia stato utile di spunto, e niente, fatemi sapere se vi interessano un po' di più i daily vlogs in generale. Vabbè, questo è un vlogmas, però daily vlog.